Ciao ragazzi, cheers. Iscriviti al canale qui in basso a destra per far crescere il canale, per favore, per continuare a seguirmi, a seguire le analisi sul calcio, sia nazionale che internazionale. In questo caso Serie B, la Bari giocherà sabato contro il Venezia fuori casa, partita importantissima per il Bari. Partita che viene dopo tre vittorie consecutive del Bari, che potevano essere quattro se consideriamo anche la giornata in casa, la partita in casa pareggiata con la Spal, che ci vedeva in vantaggio di 2 gol, potevamo andare in vantaggio anche di 3 gol, potevamo anche andare a fare il 3-2-4-2. Quindi un Bari abbastanza galvanizzato, come sappiamo. Dunque, affrontiamo il Venezia che mi sembra una squadra abbastanza abbordabile, tredicesima in classifica con 8 punti, quasi la metà dei punti del Bari, 15 punti. Il Bari ha un'opportunità di fare una buona prestazione, di continuare la striscia positiva con una squadra che mi sembra abbordabile. Nelle ultime tre il Venezia ha perso in casa della Spal, ha pareggiato in casa con il Pisa e ha vinto a Cagliari. Dunque, questo Venezia mi sembra in generale una squadra abbordabile, una squadra battibile, una squadra che certo ha fatto dei risultati imprevedibili, come delle vittorie fuori casa contro il Sud Tirol. E su Tirol, che è una squadra che secondo me è da tenere d'occhio perché potrebbe dar fastidio fino alla fine in alto in classifica, ed è una squadra che ha vinto anche in casa del Cagliari, l'ultima partita del Cagliari, inguaiando un po' l'Iverani. Sappiamo che è stata una sconfitta brutta, ottenuta anche in malo modo perché il Cagliari era passato in vantaggio nel primo tempo, gran punizione di Mancuso. Ha fatto un bel primo tempo il Cagliari in casa allo stadio d'Elia, passante Elia, e dopodiché hanno fatto 4 gol nella ripresa un po' fortuiti, 2 gol dalla panchina con Cheryshev. Poi ha segnato anche Haps, centrocampista. Un Venezia che sembra avere una formazione un po' compatta con 5 centrocampisti, gioca con un 3-5-2. Ceccaroni, Modolo, Viegischi a centrocampo, Haps, Cuisance, Busio, Anderson, Zampano in avanti, poi Ampalo, no Kovacic. Novakovic, scusa, no, Novakovic, scusatemi. Poi Ampalo temibile, attaccante abbastanza alto, ben messo, bello impostato. Però un Venezia che è una squadra abbordabile per il Bari, una squadra che non dovrebbe darci nessun problema incrociando le dita. C'è sempre la prestazione da fare, c'è sempre una partita fuori casa da giocare, anche se il Bari ha dimostrato che fuori casa, insomma, se la cavicchia bene. Se mette in campo le prestazioni che conosciamo e a cui ci ha abituato in questo inizio di stagione. Una partita importantissima, ripeto, una vittoria alla nostra portata. Se giochiamo come abbiamo giocato col Brescia, credo che non avremo nessun problema. Volevo dire un'altra cosa a proposito della conferenza stampa di Dorval. Dorval ha fatto una grande gara, diciamo, ai numeri, nei dati contro il Brescia, perché si è reso protagonista del cross su cui poi è andato a spizzare Khedira e poi ha segnato Bellomo il secondo gol contro il Brescia. Secondo me il gol più importante di tutti perché ci dà quella sicurezza a metà del primo tempo di gestire la gara. Poi abbiamo preso il gol contro il Brescia, annullato per fuorigioco per fortuna, altrimenti l'erano cazzi, come ha detto anche mister Mignani a fine gara, ha detto ci vuole anche un po' di fortuna in queste situazioni, che aiutano molto perché diano pure quell'effetto placebo, quella carica emotiva che ti porta a e poi infatti ci ha portato a fare il terzo gol. E che dire, Dorval ha detto che nasce come esterno offensivo sinistro, quindi tutt'altro ruolo. A sinistra si trova meglio a fare dribbling, ma a destra può giocare ugualmente a destra. Ha detto che Dorval, come vi dicevo, contro il Brescia nel primo tempo ha sbagliato qualche disimpegno in difesa, però poi nella fase offensiva è stato molto importante. Infatti lui ha dichiarato in conferenza stampa, andatevela a sentire, che è anche abbastanza commovente perché il ragazzo è naif, quindi molto genuino sembra, molto onesto.
ringrazia la squadra, ringrazia Puccino, ringrazia anche i suoi compagni di difesa che gli stanno insegnando a difendere meglio, a fare meglio la diagonale, un po' la parte difensiva su cui è carente. Viene da Cerignola, viene dalla Serie D, ha detto che giocare in una serie come la Serie B è molto più difficile, quindi da una serie molto inferiore, quasi dilettantistica, ad arrivare fra i professionisti è molto più difficile, c'è molta più intensità. Dorval, un giornalista, ha ricordato che è stato uno dei primi ad arrivare nella stagione estiva. Ha giocato col Frosinone una partita sfortunata in cui c'erano condizioni ambientali sfavorevoli come molto caldo, l'afa, eccetera. Non ha fatto bene, ha ricevuto molte critiche, forse ingiuste. Adesso si sta riprendendo un po' la scena. Non è il titolare, ha doti offensive, sta migliorando, si è aiutato dalla difesa. C'è Puccino da noi che è titolare. Però da tenere d'occhio questo Dorval, perché è giovanissimo, perché ha il piede, ha il dribbling, abbiamo visto che ha anche un buon piede, perché ha messo un bel cross, e insomma ha detto che lui nel Cerignola giocava come offensivo sinistro, ha il dribbling, insomma si migliora, ed è un ragazzo molto puro, ha parlato anche lui dell'assetto di squadra, dell'importante feeling di gruppo che c'è all'interno del Bari, e tutti si sentono parte del gruppo, tutti si aiutano l'un l'altro, i più grandi, i più esperti aiutano i giovani, e questo fa sì che si crei un'alchimia in campo che poi possiamo vedere tutte le domeniche, al di là di analisi basiche o non approfondite, vediamo una compattezza di squadra, vediamo la competenza di squadra e vediamo un Bari che mette in campo, almeno fino adesso, una prestazione, delle prestazioni importanti, e un 4-3-1-2 di Mignani che ci garantisce, almeno fino a questo momento, un equilibrio sia dalla parte difensiva, sia nella parte offensiva, perché abbiamo un filtro di centrocampo molto importante. Maita, Folo Ruscio, Maiello bello interditore. Maita secondo me è già il giocatore della Serie A, perché è tecnico, gioca col sinistro e il destro, c'è il dribbling, c'è la capacità, c'è la furbizia, c'è il senso tattico. E poi Folo Ruscio è un giocatore di stazza, per noi anche bravo nella fase difensiva. Stiamo vedendo quando e quanto i centrocampi stiano impattando sulle prestazioni delle squadre. Vediamo il Napoli, per esempio, lo sto dicendo da un po' di tempo: centrocampo, 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 centrocampi. Guardiamo i centrocampi. Il centrocampo del Napoli quest'anno sta girando alla grande. Ora il Napoli sta andando bene. Sappiamo che il Napoli, ora cambiando discorso, cioè una squadra deve anche costruire una mentalità in campo. Quindi il Napoli, per esempio, sappiamo che è abbastanza, come dire, psicolabile, volubile, nel senso fa bene una parte di stagione, una piccola difficoltà, crolla. Questo ci insegna un po' la storia. Ecco, dobbiamo, relativizzando tutto alla Serie B, che magari non è sicuramente paragonabile alla Serie A, però relativizzando, visto che la Serie B secondo me è cresciuta di livello generalmente rispetto a 10 anni fa, 20 anni fa, c'è anche questo aspetto, cioè di dire, ah, manteniamo sempre la linea dritta, manteniamo sempre un certo livello di performance, nonostante ci possa essere qualche problema. E stiamo vedendo che il Bari ha una rosa attrezzata, non ha infortunati, sono tutti a disposizione e ha dei buoni ricambi della panchina, cosa che può assicurare un mantenimento di prestazione, di performance e di equilibrio in mezzo al campo con questo 4-3-1-2 di Mignani, che può diventare 5-3-3, scusatemi, 5-3-2, e quindi ci può dare grandissimo equilibrio tattico e può, come dire, allontanare la possibilità di subire ripartenze o subire contropiedi, come è successo per esempio in casa col Palermo. Stesso mister Mignani ha detto. Ci aggiorniamo nei prossimi giorni sul Bari. Vi consiglio di andare a vedere l'intervista a Dorval. Vediamo chi giocherà titolare sabato. Vi aggiornerò appena inizieranno a uscire le prime iscrizioni sulle probabili formazioni. Commentate il video se vi interessa. Fate like per supportarmi. E non dimenticatevi di iscrivervi qui, iscrivervi al canale in modo da far crescere il canale. Iscriviti. Ciao, cheers, forza Bari, dai.